Gennaro Fiume, presidente dell'EGAC, approdo di Ulisse, ecco, tempo di bilanci dopo un anno di lavoro e qual è il bilancio? Il bilancio è sicuramente positivo. In quest'anno di attività abbiamo rafforzato quelli che sono i temi identitari che uniscono i nostri territori e contestualmente abbiamo sviluppato una serie di attività e abbiamo scambiato delle pratiche vincenti dei diversi territori e oggi siamo qui a fare un primo bilancio dal quale vogliamo ripartire per guardare alle sfide del prossimo programma, del prossimo FEAMP. Noi in particolar modo oggi rappresenteremo quelli che sono gli output di questo progetto, dove la Regione Campania metterà a disposizione ancora in modo più forte alla Regione Liguria e in particolar modo al Comune di Imperia l'attività che noi abbiamo consolidato negli anni rispetto alla valorizzazione della pesca delle acciughe attraverso la trasformazione, attraverso la commercializzazione e non ultimo è stato il risultato che abbiamo raggiunto attraverso il riconoscimento della DOP della colatura di Lecce di Cetara. Reciprocamente il GAC, il Mare delle Alpi, metterà a disposizione della Regione Campania l'esperienza fatta nella diversificazione delle attività di pesca, quindi attraverso una piattaforma che consentirà anche a noi in Campania di operare per promuovere e valorizzare il tema degli ittiturismi e del pescaturismo, quindi bilancio positivo sicuramente.